Grazie, buongiorno a tutti e benvenuti alla Fiera Remtec innanzitutto, che ci ospita, alla conferenza del Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente. Io sono Alfredo Pini, uno dei oltre 10.000 operatori del sistema, e durante la giornata speriamo di illustrare, quindi apprenderete di più su cosa è il sistema, cosa fa e come è organizzato. Partiamo leggermente in ritardo, ma recupereremo perché insomma, abbiamo dei margini all'interno dell'agenda. Dopo aver salutato tutte le persone che sono arrivate, anche i tanti direttori del sistema che poi interverranno nel dibattito e quindi avranno modo di presentarsi anche di persona, passerei la parola per i saluti istituzionali intanto all'assessore all'ambiente al Comune di Ferrara, che ringrazio, Caterina Ferri, per un saluto iniziale. Sì, buongiorno, funziona? Sì. Buongiorno a tutti, grazie dell'invito e grazie anche di aver scelto Ferrara e Remtec per l'organizzazione di questa conferenza preparatoria alla quale poi seguiranno appunto altri incontri fino ad arrivare a febbraio alla prima conferenza nazionale. Siamo molto orgogliosi come città della nostra fiera Remtec e ringrazio tutti gli organizzatori, in particolare Silvia Paparella, che durante tutto il corso dell'anno davvero con un lavoro indefesso riesce non solo a fare in modo che questa fiera sia sempre più innovativa, ma a fare di Ferrara appunto il centro per tre giorni della discussione sulle tecnologie innovative, sulle bonifiche, su tutto ciò che ruota attorno alla protezione ambientale, alla prevenzione e quelle che sono insomma le materie di discussione di queste giornate. E ringrazio anche ISPRA, il Sistema Nazionale di Protezione Ambientale, per aver collaborato con Remtec e appunto per aver scelto Ferrara. La nostra è una città che fa del fare rete, del fare sistema, uno dei pilastri del proprio impegno, partendo proprio da quello che è l'ottica della collaborazione, della convivenza tra il nostro polo chimico, che è un polo di rilievo nazionale, e una città patrimonio dell'UNESCO che confina, il cui centro storico confina con un sito appunto di questo tipo. Quindi noi abbiamo scelto molti anni fa di non rientrare tra i siti di interesse nazionale e di invece sottoscrivere già nel 2001 un accordo di programma volontario con le imprese insediate, con gli enti locali, la regione, il ministero, che ha consentito di far partire investimenti sulle bonifiche e di rendere la nostra area attrattiva per le imprese e sicura per i cittadini. Tant'è che proprio la settimana scorsa è stato inaugurato un impianto di Versalis, di elastomeri, e credo che siano veramente, si contino sulle dita di una mano gli impianti di questo tipo inaugurati nel nostro paese negli ultimi anni, che ci rende molto orgogliosi, e siamo arrivati a questo risultato anche grazie al confronto quotidiano e costante con gli enti di controllo, con le imprese insediate e con le altre istituzioni locali, proprio perché solo attraverso il confronto quotidiano nel rispetto dei propri, ciascuno del proprio ruolo, è possibile arrivare ad una soluzione che contempli appunto la necessità di sviluppare un'area industriale con quella che è invece la necessità della sicurezza e della salute dei cittadini. Quindi credo che a maggior ragione valorizzare quello che è il sistema nazionale e in un ambito di regole certe, di tempi certi, che siano gli stessi in tutto il nostro paese, non potrà che rafforzare quella che è la nostra capacità attrattiva e la capacità anche di tranquillizzare e rendere sempre più sicuri i nostri cittadini. Quindi grazie mille e buon lavoro.